La peste suina africana in Liguria e Piemonte è già costata lo stop alle esportazioni di carne fresca e alimenti derivati verso Cina, Giappone, Taiwan e Serbia. È solo questione di tempo prima che arrivi anche in Abruzzo, ha avvisato la ASL di Pescara. Anche nella nostra regione, chiedono gli allevatori, dovremmo ridurre il numero dei cinghiali, che sono la prima causa di diffusione del virus. Fortunatamente non riscontriamo al momento segnalazioni nella nostra regione, ma sicuramente occorre prestare la massima attenzione al fine di tutelare il patrimonio zootecnico locale. Purtroppo sono rimaste in evase tutte le segnalazioni fatte negli scorsi mesi riguardante la necessità di ricondurre ad un numero accettabile la presenza di cinghiali sul nostro territorio, fonte questi ultimi principali della trasmissione di questa malattia. Occorre immediatamente organizzare un'azione sinergica tra i vari organi di controllo al fine di sventare questa minaccia e tutelare le aziende zootecniche del nostro territorio. La peste suina non è pericolosa per l'uomo, ma può rappresentare un grave danno all'economia. L'export di prodotti made in Italy, quali prosciutti e salumi, a livello nazionale vale, secondo le stime di CIA Agricoltori Italiani, circa 1 miliardo e 700 milioni, oltre il 12% in più rispetto al 2020. Recentemente il ministro della Salute Speranza e il ministro dell'Agricoltura Patuanelli hanno firmato un'ordinanza che impone, in 114 comuni tra le due regioni finora colpite, il divieto di caccia, fatta eccezione per quella al cinghiale. L'ordinanza vieta anche la pesca, la raccolta di funghi e tartufi, il trekking e la mountain bike, tutte attività che possano implicare interazioni con animali infetti.